Noi oggi non diamo una comunicazione, noi oggi firmiamo un contratto, firmiamo un accordo a cui abbiamo lavorato tanto tutti in queste settimane e che vuole essere una risposta immediata, concreta e soprattutto facile per le aziende del nostro Piemonte e in particolare per una prima fetta di aziende del nostro Piemonte a cui si riferisce la misura che noi andiamo a concordare quest'oggi. Si tratta di un piano molto corposo, fatto di risorse regionali per il 40% e di risorse europee per la restante parte. Noi anticipiamo una misura che si rivolge a questi soggetti, a quelli più lontani nel tempo e a quelli con più incertezze, che sono i ristoranti e quindi tutte le attività di ristorazione con somministrazione, per capirci tutti i ristoranti del Piemonte, che sono 8.612. Si rivolge a tutti i soggetti che hanno ristorazione da asporto, la rosticceria, la gastronomia, la pizza al taglio, la piadineria, tutte attività artigiane per lo più che svolgono questo tipo di attività senza somministrare, cioè compro l'insalata russa e la porto a casa. Il ristorante compro l'insalata russa e la mangio lì. Questa è la differenza sostanziale. Si rivolge a tutte le gelaterie e a tutte le pasticcerie del Piemonte, sia con bar che senza bar per quanto riguarda le pasticcerie. Quindi anche la pasticceria artigiano puro, cioè non pubblico esercizio, è ricompreso da questa misura. Si rivolge a tutte le aziende di catering, cioè quelle aziende che vivono di eventi, degli eventi religiosi, immaginate un matrimonio, immaginate una cresima, un convegno, un meeting. Si rivolge a tutti gli soggetti artigiani di estetica e istituti di bellezza. I catering sono 90 per darvi il dato piemontese. L'estetica e istituti di bellezza sono 3.021. Si rivolge a tutti i parrucchieri e ai saloni di parrucchieri, che sono 8.841. Si rivolge ai centri benessere, che sono quelli, le spa, associate molto spesso anche alle palestre e alle piscine, che sono 301. Si rivolge a tutte le sale da ballo e a tutte le discoteche, che sono 214. Questa misura si rivolge quindi a quelle attività che non hanno lavorato perché il governo le ha chiuse. Prevede un contributo a fondo perduto che si chiama bonus Piemonte. Questo bonus, che si chiama bonus Piemonte, vale 2.500 euro per tutti i ristoranti con somministrazione, per tutte le gelaterie e le pasticcerie, per tutti i catering, per tutti i bar, che sono 10.032 in Piemonte, per tutti i centri di estetica e di bellezza, per tutti i saloni di barbiere e parrucchiere, per tutte le sale da ballo e le discoteche.